Analizziamo quindi la traccia X contro T. Questa è per l'appunto la traccia. Quali dati ci servono per ottenere l'equazione? Ricordiamo alcuni aspetti fondamentali del moto circolare. Data una traiettoria circolare, come per esempio questa, con un sistema di riferimento, y, x, supponiamo che il corpo parta da questo punto e si muova con velocità angolare omega, quindi l'angolo percorso in un istante di tempo, un certo istante di tempo, è omega t. Allora, la posizione x sarà caratterizzata dalla funzione x, funzione del tempo, uguale raggio della traiettoria per coseno di omega t. Quindi ci occorrono il raggio della traiettoria, detto anche ampiezza del moto, questo dato, ampiezza del moto, e omega che è la velocità angolare. Velocità angolare. Allora, notiamo che il raggio è anche il valore della massima ascissa, mentre invece è anche il valore della minima ascissa, o meglio, è il suo valore opposto. Quindi sarà sufficiente se il sistema di riferimento è impostato correttamente, quindi nel centro della circonferenza, sarà sufficiente leggere sul grafico i valori il valore massimo e il valore minimo della posizione x per ottenere il raggio. Andiamo a guardare i nostri dati. Guardando i nostri dati, possiamo vedere che il grafico presenta due punti di massimo e due punti di minimo. Allora potremmo andare a controllare questi punti, il valore dell'ascissa in questi punti, per ottenere un valore attendibile del raggio della traiettoria. Cominciamo per esempio col punto di massimo. Scorrendo nei dati, vediamo che il punto viene raggiunto a un tempo di circa 7 secondi e mezzo, quindi possiamo scorrere finché nella colonna del tempo non vediamo evidenziato il dato che abbiamo selezionato. Eccolo qua. È 7,467 secondi, istante di tempo, e la x vediamo che è 0,312, ma ci accorgiamo che in realtà c'è un valore leggermente più alto che è successivo. Quindi ci potremo appuntare che il punto di massimo viene raggiunto quando il tempo è 7,5 secondi e la posizione è 0,313. Allora, cominciamo a puntarci questi dati. Allora, il punto di massimo l'abbiamo ottenuto per il valore 0,313 metri all'istante 7,5 secondi. 7,5 secondi. Il secondo punto di massimo vediamo che si trova all'incirca 15 secondi. Quindi andiamo a scorrere finché non troviamo il valore corretto che abbiamo selezionato ed è, vediamo che 0,318, abbiamo due valori, prendiamo pure il primo, quindi è a 15,067 secondi e 0,318. Quindi riportiamo 15,067 secondi e la posizione è invece 0,318. Quindi questi sono i valori massimi delle ascisse. Possiamo dedurre quindi che il periodo del moto sarà la differenza tra questi due intervalli, tra questi due istanti di tempo. Possiamo calcolare, quindi 15,067 meno 7,5 e otteniamo un periodo di circa 7,567 secondi. L'ampiezza, come vedete, qui è 0,313, qui 0,318 metri, quindi chiaramente abbiamo a che fare con errori dovuti al fatto che il software non riesce a registrare il pixel esatto,
della posizione del nostro punto che si muove sulla traiettoria circolare, piuttosto che la telecamera non è stata tenuta perfettamente immobile, insomma, tutta una serie di errori, ma il dato all'incirca è tra 0,31 metri e 0,32 metri. Per avere una stima migliore del periodo possiamo osservare anche i punti di minimo, perché il periodo sarà anche la distanza temporale tra due punti di minimo, quindi questo e questo. E allora ripetiamo la lettura dei dati, siamo all'incirca 4 secondi, quindi qua all'incirca a 3,94 secondi possiamo assumere circa 3,933. E la posizione è meno 0,229. Quindi i punti di minimo sono x minimo meno 0,299 metri e l'istante di tempo che abbiamo scelto era per 29 metri, scusate, 3,933. 29. 3,933 secondi. Il secondo punto di minimo, invece, lo vediamo qua all'incirca, all'incirca tra gli 11 e 12 secondi. Quindi andiamo a guardare i dati e vediamo che il punto di minimo effettivamente è uno di questi. Possiamo prendere questo, per esempio, al centro di questo intervallo. Ed è 11,433, 11,433 secondi e la posizione è meno, controlliamo, 0,244, 0,244 metri. Quindi, facendo la differenza tra questi due valori, otteniamo un valore del periodo di 11,433 meno 3,933 di circa 7,5 secondi. Quindi possiamo tranquillamente assumere come periodo il valor medio tra questi due, 7,567, che è all'incirca, come possiamo osservare, 7,53, teniamo due decimali, secondi. Quindi questo è il periodo del nostro moto circolare. Importante perché da questo valore, 7,53 secondi, possiamo ricavare immediatamente la frequenza del moto, che è il reciproco del periodo, ottenendo quindi 0,133 secondi alla meno 1, otteniamo tre cifre significative, e moltiplicando per 2π otteniamo la velocità angolare, quindi 2π per f per 2 per π otteniamo velocità angolare 0,834 secondi alla meno 1. Torniamo un attimo a osservare i dati di massimo e di minimo. Vediamo che il dato di massimo è all'incirca 0,315, possiamo assumere 315 metri. Il dato del valore di minimo invece è 0,244, il valore medio di quei due, più 0,229 di due è circa 0,237. Ora, questi due valori chiaramente non sono simmetrici rispetto allo zero. Vedete che il valore di massimo in valore assoluto è leggermente maggiore rispetto al valore di minimo. Questo che cosa significa? Che
che il nostro grafico in effetti è leggermente traslato verso l'alto, ossia la nostra sinusoide non è una sinusoide perfettamente centrata sull'asse, o sinusoide o cosinusoide, quello che sia, non è perfettamente centrata sull'asse, ma è leggermente traslata verso l'alto, quindi una cosa di questo tipo. Quindi il valore di massimo risulta più alto rispetto al valore di minimo, che è assoluto. Quindi vuol dire che dovremo includere questa traslazione nella ricerca della nostra equazione del moto, che quindi diventerà x in funzione del tempo, sarà uguale all'ampiezza per seno o coseno di omega t più un valore b, che rappresenta questa traslazione verso l'alto o verso il basso. Quindi l'altra possibilità è che sia coseno di omega t più b. Vedremo nella terza parte.